Buonasera a tutti. Allora, come va? Siamo a martedì, è un martedì insolito perché ormai ci eravamo quasi abituati a fare la telecronaca delle partite di Lega il lunedì, ma questa volta invece cambiamo un po'. L'ultima giornata, la decima, che è praticamente una giornata abbastanza decisiva, perché appunto chiude il discorso Lega, e poi magari un accenno anche su perché è importante, ve lo faccio. Salutiamo Fimix, che è qui zitto, ma c'è. Buonasera. Allora, stasera seguiamo i Topa e gli Zenit, poi domani sera seguiremo invece MMI contro IRN. Perché è importante questa partita stasera? Passo direttamente, farò vedere poche cose stasera. Giusto, la classifica alla fine della nona giornata vede i Vis in vantaggio di un punto su IRN, 24 contro i 23 di IRN, MMI a 18 punti, IRN Community a 11, Topa a 5 e Zenit a 0. Ora, la posizione degli Zenit ormai non può più cambiare, sono in fondo, indipendentemente da come andrà la partita di stasera. Anche i Topa in realtà non possono cambiare molto la loro posizione, così come IRN. Quello che può cambiare in realtà, e anche MMI ormai è terza, di lì non si muovono, quello che può forse cambiare stasera è proprio il primo. Stasera e domani, in realtà domani, perché i Vis sono distaccati di un punto e si scontreranno contro IRN Community, mentre IRN si scontrerà contro MMI. Dobbiamo vedere come, se magari IRN riuscirà a dimmi tutto. Qual è la password? Quindi me la scrivi? Ah sì, scusa, la stanza ha una password. Comunque, vediamo un po' come va stasera. Perché è importante la posizione, oltre al fatto di vincere la Lega, che è chiaramente quello importante, però è anche importante perché la posizione in Lega andrà a decidere gli accoppiamenti nella Italian Cup che ci sarà a maggio. Quindi è per quello che comunque un occhietto glielo diamo anche alla classifica. Allora, mappe per stasera: Mountain Range, Catena Montuosa e Terra del Fuoco. Se si dovesse arrivare a una terza partita, siamo su Nord. Contento? Sì, sono tre belle mappe. Okay. Alla fine, soprattutto con i TR10, sono tre mappe dove possiamo vedere molta azione. Sono curioso di vedere di nuovo i Topa. Sto cercando la stanza. Li abbiamo già seguiti un paio di settimane fa. Torniamo. Ok. Loghiamo. È la prima volta che vedo una password in una stanza di addestramento. Ed eccoci qua. Ok. Siamo arrivati. Okay. Vi posso anche far vedere. Perfetto. Io non ho preparato le mie cioè le avevo preparate, ma ho dovuto resettare il PC, quindi devo rifare tutto da capo su questa cosa. Allora, su Mountain Range. Vedo dell'amore intanto in chat nei tuoi confronti. Solo nei tuoi, sono molto geloso. Sono molto molto geloso. Allora, squadra 2, sono gli Zenit e cominciano entrambi a 0 punti, sarò bravo. Che cosa sento che stai scrivendo? Sono molto preoccupato. Ok. Volevo manifestare il mio amore per Powell. Ah, ok. È un amore comprensibile, anche se a volte qualcuno lo odia Powell, povero Powell. Allora, chi potrebbe mai odiare Powell? Tutti quelli invidiosi del culo di Powell, direi. Va bene, ma non parliamo di Powell stasera.
Anche se sarebbe un argomento interessante. Sì, soprattutto se lo metti su un Atlanta. Se non lo metti su un Atlanta, Powell, non ha senso di esistere. No, vabbè, sto scherzando. Infatti, anche secondo me non dovevano mettere la password, però non commentiamo, non l'abbiamo scelto noi. I Topa sono già tutti in sala, l'unico Zenith è Riccardo Pelz, che si sta lamentando della teoria, infatti. In teoria c'è, almeno io... Ma infatti c'è la password. Powell, c'è la password, l'avete messa voi. I Topa, Bloody Chore, Powell 90, Richard Woodley, Sapticus, Razgritz, Hikaro e Nid 14. Stanno iniziando ad arrivare anche gli Zenith, che hanno scoperto finalmente la password, forse. Ok. Allora, cosa possiamo dire su questa mappa? Ti aspetti 2 DD o un DD? Ma ho visto entrambi gli schieramenti. Dipende da quale lato si vuole essere più aggressivi. Dipende da come vuole essere giocata. Ci si vuole concentrare sul flanking in linee 3-4, o se invece si vuole puntare sul controllo dei cap, in quel caso forse avere un DD in più può far comodo, ecco. Secondo me però giocheranno con un DD, è la cosa che ho visto di più. Ok, io sto cercando di richiamare alla memoria quando abbiamo visto gli Zenith, ma gli Zenith in realtà non li abbiamo mai visti, quindi è la nostra prima volta, direi. No, abbiamo visto i Topa abbiamo una visto volta. I Topa, esatto. No, forse sto invecchiando, sto veramente invecchiando, mi dimentico le cose. Chi sei te? Mi dispiace, Mark, mi dispiace di questo. Non ci credo. Mi dispiace un po', non ho detto quanto, mi dispiace. Ok, grazie. Dunque, noi abbiamo visto, sì, li abbiamo visti gli Zenith, vedi che anche te c'hai dei problemi di memoria. Come abbiamo visto? Abbiamo visto, sì, gli vero. Zenith settimana scorsa contro gli RN Community. Sì. E gli ultimi due che ci restano, infatti, sono MMI e IRN, che vedremo settimana. Ma non li abbiamo domani. Visti contro i VIS? Gli Zenith? No, li abbiamo visti contro gli RN Community. Sono i Topa che abbiamo visto contro i VIS. No. Vedi che anche quindi te... Quindi siamo vecchi entrambi, vedi? Vedi che anche te sei vecchio. Ti faccio compagnia. Beh, è meglio. Andiamo insieme a vedere i lavori stradali all'angolo. Sotto casa. Dunque, altre pare c'è un leggero ritardo. Altre informazioni che possono essere interessanti. Chi è che chi è passato ieri sera? Ieri c'erano i playoff. Sono passati gli Alonita, che hanno appunto sconfitto i Diff e sono quindi passati ai playoff, e quindi hanno guadagnato gli Alonita il diritto di partecipare alla Italian Cup, direi, se mi ricordo bene le regole dell'accesso alla Italian Cup. Mentre invece per quanto riguarda le squadre di Lega 1 sono automaticamente tutte tutte ammesse alla Italian Cup. L'ordine con cui si piazzeranno nella League faranno decidere gli accoppiamenti, in pratica. Siamo alle 9:30, quindi in realtà dovremmo essere pronti per partire, ma mancano ancora un po' di Zenith. Ricordo sì, a tutti in chat che siamo con 5 minuti di delay. Posso controllare se la live è partita correttamente, non ci sono problemi. Ti impegno in questo tempo morto che ci avanza.
Commenti su se gli hai dato un'occhiata nei vari streaming dei CC e dei tester. Commenti sulle nuove navi russe che tra poco ci faranno il piacere di arrivare. Che cosa c'è bisogno di dire? Se hai Sono russa, basta quella. Ok, quindi tutte ti No, piacciono, tutte, tutte, no, tutte. non mi piace. Cioè, nel senso, con tutta probabilità saranno alcune delle navi che utilizzerò di più, visto e considerato generalmente il mio stile di gioco, però cioè, andrebbero nerfate decisamente. Io Dal loro stato attuale. sinceramente ho molta paura di queste navi, non tanto per la nave in sé, ma perché rischiano veramente di rompere questo gioco Beh, ancora di più di quanto non sia adesso. sì. Non... Diciamo che il Nevsky è un qualcosa di. Sì, ma non solo quello, dai. Un Petropavlovsk che cittadella le Kremlin come se neanche... senza neanche guardarle, quando non Stalingrad non riesce a farlo, o spesso una corazzata non riesce a farlo dalla stessa posizione e distanza. Dai, su. Sì, infatti è un qualcosa che E non ha mi neanche una fa ancora logica, pensare. perché cioè, non si capisce quali numeri ci abbiano infilato dentro per far fare quei giochi magici agli AP del Petropavlovsk. Cioè, ha un calibro più piccolo dello Stalingrad e cittadella meglio dello Stalingrad. Sì, Dove? posso Cosa? confermare. Perché? No, più che altro quello che mi fa impressione è la penetrazione a distanza. Sì, Cioè, se ovviamente. tu hai Guarda. 220 mm, bene o male devi bilanciarli in modo tale che abbiano la stessa penetrazione degli altri 420, degli altri 220, Sì, ovvero del assolutamente. Moskva, per esempio. Sì. Ma invece, Ma invece no. sembra che accelerino dopo essere stati sparati dal Sì, cannone. sembra esatto. E forse Forse sono nuovi tipi di munizionamento dotato di sono propellente. munizioni a Sono razzi. Si propulsione, chiamano sì. razzi. Hanno un nome. Ok, quindi. E invece il super. Speriamo che Wargaming sia più saggia e almeno allinei le prestazioni a Diciamo che Mosca, la ecco. contemporaneità di uscita di questo tipo di navi con queste prestazioni e la notizia paventata o anche confermata della riorganizzazione del programma dei CC con il fatto che avranno l'embargo sulle navi in testa e non potranno farci vedere assolutamente niente di come sono le navi. Fino a qualche settimana, 2 settimane prima dell'uscita ufficiale, un po' a me mi spaventa. Perché, bene o male, non dico che è bello che la community faccia tutto il casino che fa in genere, vedi Puerto Rico e compagnia bella, che quello è stato, lasciamo perdere il discorso Puerto Rico. Comunque, l'insurrezione generale che c'è stata per il Puerto Rico con le nuove proposte di regolamento per l'anteprima delle navi. Non ci sarà, non ci sarebbe stata. Beh, oddio, in realtà il casino con il Puerto Rico è scoppiato Sì, dopo dopo, in il effetti dopo, perché rilascio, non erano quindi. tanto, non è tanto sulla nave che quella si sapeva che era una mezza sola, però è stato il modo in cui sì, È assolutamente, stata venduta. hai ragione, Ma hai ragione. io a me piace quando Wargaming rilascia delle navi che non sono 100% overpower, ma hanno una loro Sì, sorta di feature, un loro un qualcosa che le rende speciali, per esempio l'Ohio. Cioè, l'Ohio è una nave estremamente forte, l'abbiamo visto anche King of the Sea, e comunque tutta la stagione di Clan Battle, è una nave estremamente forte, versatile e ha tanto da dare al gioco, però non è assolutamente overpower, anzi, nelle mani di una persona poco esperta sarà molto più scarsa di una montata, no? Come Se, nave. anche solo di statistica c'hai meno proiettili da sparare, quindi.
Esatto. se ti basi sul tirare nel mucchio e Se nella non giungla di riesci a, Platino. avendo i 457, se non riesci a mirare esattamente ai weak point delle navi, ai punti deboli, non riesci a farci poco, ecco. Ok, siamo partiti. Sì, siamo partiti. Siamo partiti. Partiamo con la nostra Chissà quali epigrafica. navi. Allora, i Topaz che erano una Kremlin, due Des Moines, un Venezia, una Zao, una Moskva e un Gearing, per un totale quindi di tre navi radar, tre cruiser radar. Per quanto riguarda invece Gli i Zenith Zenith. sono abbastanza speculari nel loro schieramento, con una Kremlin, due Des Moines, un Hindenburg, una Zao, uno Stalingrad e un sommerso. Ok, quindi Quindi qualche leggera differenza. entrambi gli schieramenti confermano di scendere in acqua con un DT soltanto. Entrambi hanno due radar corti, per modo di dire, 10 km, e un radar rosso. Vediamo, vediamo, Sono curioso di vedere come andrà l'Hindenburg. vediamo. Allora, Diciamo che la l'Hindenburg nave. non deve trovare il Venezia, per il resto se la cava abbastanza bene. Allora, intanto abbiamo il gearing dei top. Perché si stanno sparando? Cosa sta succedendo? Non lo so, Credo che vedo. ci sia un riavvio. Sì, Sì, bruciore al Radgrit è centro della appena sua stato malissimo razzo. blastata Tra l'altro, razzo sul sul fianco. Moskva. Razzo sul Chissà perché Moskva. sparano tutti a Ranz e a Lid. Vabbè, Chissà perché. Chissà. possiamo uscire, direi. Qualcosa mi dice che hai ragione. Però nel frattempo possiamo dare un'occhiata. Sì, Lindenburg te lo aspetti in flanking nella zona a Sì, sinistra della mappa o a presidiare linee le isole a dall'1 alla est? 4, oltre la catena montuosa. Ok. Sì, in effetti si stava già avviando verso quella direzione. Anche se Però io pagherà la lentezza probabilmente. assolutamente, ma soprattutto pagherà l'essere sostanzialmente fuori posizione, perché io l'Hindenburg lo vedo buono solo con gli HE e l'inerzia fuse, nonostante il nerf, per contrastare una Kremlin, che è l'unico motivo per cui vedo l'Hindenburg essere usato più del Sì, Venezia o dello Zao. anche comunque Lindenburg persona per, sì, per fora già di suo senza inerzia fuse 51 mm. Inerzia Però fuse mi una permette di Kremlin. perforare il ponte della Kremlin, che mi sembra siano 60, vado a memoria. E Sì, 60. quindi dalla distanza col plunging fire dovrebbe. Abbiamo avuto un crash, sì, lo avevamo intuito, grazie. Sia razzo quello che è crashato. Ok, ci riproviamo. E questa è l'ultima Vediamo. partita per Topa e Zenith nella terza lega quest'anno. Vediamo Già. come si comporteranno queste due squadre che sono oggettivamente i fanalini di coda rispetto alle altre, non sono riusciti a eguagliare le prestazioni che in realtà, per quanto riguarda gli Zenith e per quanto riguarda i Topa nei singoli, nel senso gli Exmos, non sono riusciti a eguagliare le prestazioni degli anni precedenti e sono rimaste un pochino indietro rispetto alle altre quattro squadre. Va anche detto che anche quest'anno, con il fatto di soli sei partecipanti alla prima lega, beh, di sicuro diverso dagli anni precedenti. Sì. Allora, vediamo un po'. Ovviamente gli schieramenti sono rimasti gli stessi. Abbiamo il Nid con il Gearing, Powell su Venezia, Raz sul Moskva. I Des Moines sono Richard Woolley e Sapticus, la Zao di Hikaru e Bloody Chore sulla Kremlin. Se vuoi dire anche i nomi degli Zenith, visto che è l'ultima volta che li vedremo. Mi Sì. odi? E Allora, ogni tanto anche su B va Richard
l'Hindenburg di Dux Skylux, uh-huh, il Somers di Capitan Gil 63, sta andando un mid dritto, uh-huh, per dritto. I due Demoin entrambi si avvicinano verso C, il Demoin di Riccardo Pels e Squadrone 05. Ora si comincia a delineare anche l'altro flank, perché su B si avviano anche Zao, lo Zao di Jackal Hope e lo Stalingrad di Tommy Pum KR. Okay. Centrale resta Cap Akab, lo chiamerò Capitano Akab perché è quella puntata o Akab per gli amici che non siamo noi, quindi. Ok, allora vediamo un po' invece i Topa. Ho sempre difficoltà a ricordarmi che devo dire Topa. Hanno il Giring in A e la Zao che va in flanking insieme al Venezia, anche se la Zao è molto più vicina nel capo, è lei che praticamente sta aiutando il Giring a cappare. Il Venezia e il Moskva di Raz sono più larghi nell'isola che è in D5. E la Kremlin anche lei rimane centrale, anche se è più in supporto del fianco su A, quindi sta probabilmente cercando dei buoni colpi in crossfire sui cruiser che sono in C. Allora, il nostro Somers ha torpato in A. Anche in A ha torpato, sì. Ma i Torp non troveranno nessuno, quasi certamente, anche se Nid sta girando. Unido sta facendo una manovra piuttosto pericolosa. Qui. Vediamola, seguiamola. No, ha visto i Torp e ha girato. Sì, però i suoi siluri sono interessanti. Per lo Stalingrad potrebbero arrivare a segno. Potrebbero arrivare a segno, li ha visti evidentemente. Guarda, spottati. Secondo me no. No, li evita. C'è un gap enorme. Li evita, cioè sì, ci sarebbe una passata Kurfürst. Una Kurfürst. Assolutamente, bello come abbiamo pensato la stessa nave. Il Somers degli Zenith è dentro il cap. Spottato il Somers. Radar di Richard Woolley. Focus fire dei due Des Moines dei Top. È molto interessante il fatto che in realtà il Sapticus sta sparando. Hai ragione. Vediamo se switcha. Non riesce a switchare, cioè non riesce a prenderlo perché adesso è dietro l'isola per lui. Quindi soltanto Richard riesce a Richard sparare. Fin troppo fianco. Ok, ora si sta angolando un po' di più. Sta entrando all'indietro, cosa strana per il Demoin. In questa sì, posizione. Decisamente. Anche perché se dovrà rimanere qui per molto, avrà un po' più limitato il DPM. Se deve sparare solo con la torretta di Poppa. Richard Woolley sta prendendo parecchie botte. Molte botte. Focus fire dei Demoin degli Zenith. Buon focus fire in realtà. La smoccata del Sommer che copre il Demoin di Riccardo Pels. Anche lo Stalingrad degli Zenith è in una posizione strana, però. Se gira per sparare ancora al mostro, lo Stalingrad sta per prendere dei siluri, riesce a vederli di nuovo, si sta angolando, ha sparato non Powell. Ne prenderà nemmeno uno. Arrivano i sap del Venezia di Powell. Lo sai che forse uno lo prende? No, non ne prenderà nemmeno uno. No, non ne prenderà neanche uno. Perfetto. Si è angolato bene. Sei riuscito ad evitarli però per è tempo. Completamente fuori posizione ora, ma proprio Non può aiutare. No, deve cercare di rimettersi in posizione con il Somers sta cappando C in tutta tranquillità perché sa al momento di essere nella posizione migliore per capparlo. Ecco, dietro la saletta centrale all'isola, assolutamente. E non credo neanche che il Demoin di Sapticus arrivi. Io ho ancora dei forti dubbi per il Demoin di Richard Woolley. Cioè in cui è una posizione probabilmente si è posizionato in questo modo per paura dei colpi dello Stalingrad dall'altro lato della mappa. Vuole essere un po' angolato, non so. Però sì, ha poca manovrabilità e per sparare dovrà la Kremlin di capitano. Uno lo prenderà sicuramente. Sì. Due ne prende?
Sì, ne Uno prende due. e due, sì. Buona torpata di Ora. Nid, vediamo i siluri del Somers che però potrebbero ricambiare il favore. Diretti sulla Kremlin di Credo che qualcosa Plodichiore. sia stato spottato, però la Non lo Kremlin so è perché sono sulla completamente visuale di ferma. No, tutti. ne Vedo prenderà entrambe le squadre, due, ne prende due, ne anch'essa. prende due. No, forse Tre, tre. tre. Forse tre. No, 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 due, No, due. riesce a accelerare. Ok. Si sono scambiati un po' di. Il problema della Kremlin degli Zeni è che Zenith è che adesso è in broadside In a full Plodichiore. broadside, cambio di E diciare. infatti Vediamo se Plodichiore verrà non si punita fa per questo. aspettare. E no. Il magico No. broadside della Kremlin viene. No. No, non entrano, però. Lo Stalingrad sta andando veramente male. Lo Stalingrad degli Zeni. Che Ha un Venezia sul fianco che è comunque fastidioso. continua. Sì, beh, sì, decisamente E fastidio. però stanno focussando la Zhao, direi. Attenzione che Powell No, non sta. potrebbe prendere un silo, no? Anzi, Powell prenderà Davvero? un silo. Davvero? Così? Sì. Ah, Il ha preso un Venezia siluro. prende un silo sulla Belt, niente di troppo grave, soprattutto perché ora avranno in cambio lo Stalingrad. Ecco La mia domanda. Ah, siluri. Sì, qui, scusa, scusa. 1000 Ah, la HP e Zhao, muore ecco. lo Stalingrad Va giù dei lo Zeni. Stalingrad, Però sì. Vladiciore, dopo quel torp, viene focussato da un Des Moines e da un Hindenburg, che non è un bel Che posto si dove sta stare, scoprendo parlandoci un po' chiaro. troppo però, quell'Hindenburg. Quell'Hindenburg si sta scoprendo veramente troppo. Per ora arrivano anche i colpi della Kremlin, 10K che su 20 sono fin troppo. Andrà giù a breve, Plodichiore, Andrà andrà giù giù a però questo breve. Hindenburg, Vediamo stanno se fin si troppo vendica. broadside. Ah, sì. Non sono sufficienti. 20K. Arrivano anche i siluri del Somers, eh. Sì, Se ora non sono gli incendi, sono i siluri del Somers che ammazzano vediamo. Plodichiore. Sì, Bradiciano è morto con le sue Kremlin. Una Ok. nave per una, Una nave per con uno, gli vantaggio di HP K al sono quasi momento. quasi pari in realtà. Sono Sì, 184 e però questo 182. Hindenburg, sta prendendo un botte da orbi. Sì. Non sopravviverà. Ha appena sparato, quindi altri Arrivano i 20 SAP di secondi. Powell che passano alcuni sopra l'isola. Sì, ma E solo un paio di sì, sì, penetrazioni. sì, sì. Powell continua a essere focussato Mi invece chiedo dalla perché Zhao di Radwitz Jakal. non stia insieme anche allo Zao continuando E lo sai che Powell, con il fatto che sta andando in retromarcia, sta rischiando di prendere tutti i siluri della Zhao adesso? Sta dando il broadside. Powell li prende. Ah, Powell li li prende prende. tutti, li prende tutti. Powell è Powell è morto. morto. Powell è morto. Hanno perso il Venezia qui sul flanco, almeno di una manovra Manovra, sostanzialmente ne prende impossibile. uno e ne prende due. Powell è morto. Sì, il Venezia ha un'ottima manovrabilità, ma non in retromarcia. No, infatti. Ora però Di il Des là. Moines dello Zenith ha pushato per mettere alle Si è strette scoperto e va giù e si è adesso con scoperto. gli AP di In Nid. questo caso i Topa sono bravi perché hanno realizzato. Però con gli AP sul fianco di Richard Worley. Ah, fanno male, fanno male, E fanno i male. Torp finiranno Richard Worley. E i torp, sì, Ha perché avuto non il può andare vizio né di. avanti né indietro. Sì. Entra il torp. Siluri Quindi un decisivi altro stasera, mondo. eh? Il Somers Sì, sta piazzando molti. dei bei siluri. La Kremlin degli Zenith sta per andare giù perché sta pushando i due cruiser rimasti sul fianco Però anche esterno dei Topa e va giù. Riccardo Pals non può tornare indietro. Si è incastrato in quell'isola e non può Oh più tornare no. indietro. Si è incagliato, sì. Può E solo Sapp andare in indossa il avanti. 100% degli AP, Sì, quindi ci potrebbe smoke essere del un 2 per Somers. 1. Vediamo se gli dà una mano, Sì, però ma avrà c'è il il radar, immagino. radar in arrivo Vediamo di se Sapticus. Sapticus, radarando, sceglierà di sparare al Somers o al Des Moines. Finirà il Des Moines, probabilmente. Mi chiedo perché stia tornando indietro ora. Forse pensa di poterlo uccidere e poi. Non so, però sta tornando indietro. Siluri di Nid sul Somers e Credo che del ci sia un Somers su radar Nid. comunque C'è del Des un Moines di radar, Sapp. sì.
e va giù E quindi di Riccardo Riccardo Pers Pels. muore. Resta soltanto il Sommers, che comunque è spottato perché è ancora sotto il radar e sarà ancora sotto il radar per un po' di secondi. Intanto abbiamo perso la Kremlin E da un vediamo altro se Nid lato. riesce a evitare i siluri del Del capitano. Sommers. No, ne prende uno. Ne prende uno. Questo Sommers ha la calamita sui siluri. Sì, Complimenti a Captain lo zao di Icaro, Gill nel che. frattempo in C5, è sotto fuoco pesante. Il Moskva Andrà giù. deve Andrà stare giù attento e a. razza in broadside da una Zao. Esatto. E non sono gli AP di un Des Moines, ma sono comunque ottimi AP. Non credo che sia spottato ora, in Va realtà. giù. Vediamo subito. No, no, è spottato. Non so da cosa, ma è Come è spottato. spottato? Ti assicuro che ho premuto 2. Forse ha sparato Ha e lo sparito adesso. sposta. È sparito adesso. Ok. Deve cercare di restare il più tempo in vita Scontro tra possibile. DD, Io. scontro tra DD. In Topa questo Nid caso contro lì Captain dà un G. enorme vantaggio. Sì. E Sì. E infatti si infatti prende capitalizza. la kill e si vendica del siluro preso pochi secondi prima. Allora, vantaggio di Cap per i Topa. Radar di Razgrizz sul Moskva per sapere più o meno dove sono Però la i situazione suoi. si. La battaglia si sposta sul Secondo me Moskva di sta Raz. facendo la scelta più adatta di concentrarsi sullo Zao, però se esce così Se è esce così in. li prende. Stanno arrivando, sono a Kae. Sono a Kae. Sono a E Kae. invece arrivano le cittadelle di Raz. Ora Vediamo un po'. vediamo. Sta Oh, Lindenburg uscendo. però Esce nel momento sbagliato, però. No. esce nel momento più sbagliato di tutti. Ci sono dei torpi in arrivo Ok, il che Torp li si evita. salva. Gli AP del Nindenburg arrivano però e fanno male. Pentole Va in Lindenburg brawling. abbia Oh no, già no, Raz, portato la no, broadside così a una Zao mentre. 463 No. HP. Beh, sono ancora molto in vantaggio, Sono in soprattutto perché vantaggio, non sono in avendo vantaggio. radar hanno vinto sostanzialmente perché Nid Saratura per i capperà. Zenith ormai sì. Possono prendere A, ma Nid prenderà B col suo Giring Diciamo e Des che ho Moines. visto dei bei trade in questa partita da Sì, entrambi. assolutamente, non si sono L'unica risparmiati. kill, diciamo, irragionevole è stata quella di Powell, che forse non avrebbe dovuto Powell morire ha col suo fatto Venezia l'ingenuità lì. di iniziare a andare in retromarcia e a tankare con un Venezia. Forse non l'avrei fatto, ecco. Beh, in realtà il Avrebbe Venezia. potuto usare. Niente, Stavo vedendo fuori torta. sì, li ho visti, avevo capito che ti eri fermato per quello. Ora, Nid sta cappando. Lindenburg non so se forse Lindenburg sta tenterà rientrando l'assalto e verso B. uscirà da A. Sì. Secondo me uscirà da A per cercare di andare il più velocemente. Quanto è distante da Sì, però Des 900 Moines? punti. Io non. No, Marchi. Guarda il Dunque, non tempo sarà della spottato. Lindenburg. battaglia. Sì, mancano 2 minuti. 2 minuti e mezzo. Oddio, no. No. Ti sbagli? Oh, signore. Mancano 45 minuti alla fine della battaglia. Vabbè, diciamo che mancano 5 minuti e 40. Sì. Però se la battaglia dovesse durare di più di cosa che è irragionevole pensare per il momento, ma se dovesse durare più di 5 minuti e 30 secondi da ora, Credo che il credo regolamento che debba dica essere che, siccome annullata. no, credo che il regolamento dica che Perdono se i c'è top? qualche problema, no, se la partita è iniziata e nessuno si è lamentato entro i primi 5 minuti, credo, la Ah, partita e finisce quindi così è qua. regolare. Credo Molto di sì. interessante. Andrei, dovrei spulciare il regolamento, però, sinceramente. Diciamo che Siluri se fosse così, che di Nid sul Lindenburg che penso sta abbia l'hydro. rushando. No, no, perché sta girando dalla parte opposta? Non ha l'hydro. Non ha l'hydro. Non ha No, l'hydro. non ha, decisamente non ha Non ha l'hydro. l'hydro. Non ha l'hydro. Oh, E lì di Piazza gravissimo. dei Siluri che Ma tanto danno 996. definitivamente la. 998. Ok, pensavo che arrivasse ad avere la kill, ma non Sarebbe è. morto ugualmente. Sarebbe morto, sì. Ok. Beh, forse dovremmo ricordare
Sì, puoi farlo te mentre io cambio la grafica, cioè aggiorno Certamente, la grafica. sarò Sarai. onorato di farlo. Comunque, la prima partita di questa serata finisce con i Topa, quindi il team Alpha, che guadagnano il loro primo punto. Stai scrivendo? Non dovrebbe essere Nord. Non mi avevi detto Nord, mi avevi detto Nord come terzo, sbaglio? Sì, faccio un veloce controllo sul post. Io ho usato come riferimento il post di Blizzard sul forum. Dà come seconda mappa Terra del Fuoco. Beh, questo lo ricordi tu perché io non ho nessun. Sì, no, il post sul forum di WoW Italia. No, di WoW, scusa, il forum, quello serio. Quello vero. Il vero forum. Ok, si stanno scambiando. Non so se chiederlo, perché noi siamo solo spettatori, in realtà. Beh, se riscontriamo qualche. Non vorrei che, insomma. No, infatti neanch'io vorrei che ci fossero dei problemi. Scrivo veloce. Ok, io devo nel frattempo cambiare la grafica perché si sono scambiati. Quindi datemi un secondo. Punti di Zenith e a un punto Beh, se vuoi fermare prima che cominci, no. Questo è il momento di scrivere qualcosa. sì. Sono sicuri loro, va bene così. Sto cercando anche sulla conferma di quanto ci stanno dicendo, ma è una roba vecchissima che chissà dove la rit... cioè, mi ci vorrà circa mezz'ora prima di... Aspetta, l'avevo intravista, eccola qua. Giornata 10, mappe, catena montuosa, Terra del Fuoco Nord. No, no, no. Ah! La seconda è Terra del Fuoco. Beh, E noi non possiamo ormai più no. avvisarli perché non possiamo più scrivere in chat. Ok. Vabbè, nel senso, contenti loro. Noi abbiamo provato, ci hanno anche detto di no, quindi abbiamo tentato. Allora, mi leggi la formazione mentre mando un'ultima. Allora, le fondazioni sono quasi identiche. La differenza è che gli Zanit hanno dato via un Dato via. Des Moines per avere uno Smolensk, quindi un radar in meno per uno Smolensk. I Topa invece, stessa identica formazione, si sono semplicemente scambiati le navi, credo. Ok, adesso vi ricordo che Abbiamo i Topa al sono momento quattro navi il che vanno primo. verso B. Il Giering, Venezia, lo Zao e lo Stalingrad. Mentre Ok. verso C vanno i due Des Moines e la Kremlin. Uno Ok. strano posizionamento per il momento, però. Ok.
Invece gli Zenit con Hindenburg e Stalingrad vanno verso A, seguiti anche dallo Zao, che era un po' lontano, sì, mentre Des Moines, Somers, Smolensk e Kremlin vanno verso C. Ok, con lo Smolensk che si va a disporre in linea 9, direi, dietro, magari dietro l'isoletta. Sì, secondo me i Copa stanno facendo l'errore di mettere il Des Moines in F7. Vogliono cosa mettere... che potrebbe costare caro, però vedremo. Ah, primi colpi, quindi lo Stalingrad, no, più che altro l'errore è avere uno Stalingrad così vicino. Richard Woolery ha preso una botta terribile dall'alto, sì, Stalingrad, e stanno continuando ad arrivare, e Icaro gli va contro perché sta cercando Icaro di angolarsi contro, Richard prende colpi Icaro al posto di Richard, tra l'altro direi che erano per lo Stalingrad quei questo colpi. È... E spero non... Questo... Aspetta, vediamo se sono ancora spottati. No, sono undetected adesso. Però questa botta... Beh, come anche lo Stalingrad degli Zenit ha preso dei danni, eh. Anche lo però Stalingrad... Molti dei... meno. Tra... No, molti credo di più. Credo che comunque fosse... No, molti di meno, molti di meno, molti di meno. Fosse la Kremlin ad aver cittadellato Richard Worley nel suo Stalingrad. Non sai che credo che non avesse la finestra giusta la Kremlin? Oddio, forse hai ragione. Il Des Moines di Sapticus evita tranquillamente i siluri del Sommers. Diciamo che forse avrebbe dovuto curvare prima questo Stalingrad. E inizia lo Smolensk con il suo simpatico, sì, con la sua simpatica tempesta di fuoco. Si troverà però il Des Moines di Raz, che sneaky sneaky, no, tanto sneaky no, perché ha aperto il fuoco anche lui sull'altro Des Moines. Ok, quindi è un tiro incrociato in realtà, si sono abbastanza, cose abbastanza classiche in realtà. Diciamo lo zao degli Zenit ha preso almeno due cittadelle, la vediamo Stanga, e ci sono Richard dei Worley. Siluri in arrivo, ci sono dei siluri in arrivo in quella zona, sì, vediamo però un po', quelle stesse cittadelle l'hanno fatto girare e sì e comunque accelerare, quindi sì. Non prenderà questi silori. Torpa nella direzione, perché in pratica per gli Zenit altri colpi dello Stalingrad di Richard arrivano. No, un'altra cittadella l'ha presa, almeno una. Temevo ora peggio, arriva sinceramente. Ora arriva il Venazia, che però continua a sparare all'Hindenburg. Forse sì, però il gli fa male. Hindenburg fa malissimo. Mamma mia, mamma mia. È anche vero che lo Stalingrad di Richard Worley sta prendendo sberle. Sì, cambio. Si stanno decisamente tirando sberle abbastanza. Arriva il push della Kremlin. La Kremlin di Capitano Akab. Ora andiamo di là. Pusherà in mezzo alle isole. Lindenburg si è angolato. Non prende... l'altra cittadella su Tommy Pam sullo Stalingrad degli Zenit. Sì, si credo stanno... che questo sia lo Stalingrad. Sì, sì, si stanno scambiando. Tommy reagisce con gli HE. Altri AP in arrivo? Altri AP in arrivo? Sì. 25.000 decisamente AP più SAP, direi. Sì, era una bella salva di SAP anche perché ora ne arriverà un'altra. Esatto. Ecco qui che arriva, vediamo se farà dei danni. È un po' in ritardo. Non ha preso la sovrastruttura come avrebbe potuto, però prosegue il push attento della Kremlin di Capitano Akab. Volevo seguirlo, infatti volevo capire dove voleva andare, seguito credo dal Des Moines di Squadrone, che tra l'altro che verrà, viene spottato adesso da Riccardo Pelzi, intanto è sotto radar, credo, vediamo. No, non lo è, se lo era non lo è più. Sì, spottato dal gearing. Cittadella sulla Zao di Icaro, i primi colpi che riceve. È sap. Va giù la Zao, va giù la Zao di Jackal. Sì, l'abbiamo vista in lontananza. Aveva preso parecchie cittadelle all'inizio. Vediamo Icaro se... si aggola bene.
Vediamo se Questo Icaro Stalingrad, riesce a piazzare questo dei Hindenburg. siluri. Oh, Dai, Lindenburg infatti, prenderà i lo siluri sapevo. della ZAO. No, Sì. forse no. No, però sta rallentando perché Ma è ha lento rallentato troppo. Lindenburg, è lento. No, No, non li lievita, prenderò. lievita, lievita. Per Aveva pochissimo, ma non li... probabilmente attivo Però l'hydro. ora è fermo. Ora è fermo, è un Di fronte a uno Zaun facile. Demoin e un Venazio. Più che altro il problema dell'Hindenburg è proprio il Venezia. Il problema Beh, dell'Hindenburg è anche lo proprio il Zaun. Venezia. Sì, ovviamente il Venazia primo. Allora, Contro in push. C, Vladiciana ha fatto una curva a U dentro C. Motivo non lo so. Che gli permetterà di prendere dei siluri del Somers? Sì. Forse. Probabilmente, probabilmente. Se si ferma è morto e si sta Certo, il fermando. Somers ha preso un paio di botte per Sì. Però ne prende tanti. Plodiciore mid ne sta. prende tanti. 1, 2, 3 e 4. Sì, La 4 Kremlin tiro. dei Topa va a 26.000, ripara un floating e inizia a riparare. Nid sta Credo che pushando voglia lo andare Stalingrad. undetected ora. Lo Ah, Stalingrad lo push, Richard Merlin sta Stalingrad sta. pushando la Kremlin, ma Sì, è ha stato. fermato il push perché la prossima salva di Kremlin rischia di mandarlo in No, la porto. prossima salva di Kremlin lo manderà in porto. AP in Anche gli fianco AP dall'altro della Kremlin, Stalingrad. eccolo che arriva. Ha È in un perfetto crossfire. tankato! No, ha Ha tankato. Oh, tankato! ha preso il colpo di stelle! La stella, la Kremlin. Vediamo. Oh, potrebbe. Sì, treda. Treda. Allora. Però intanto perdiamo un'altra nave degli Zenith, che era Lindenburg, giustamente Sì, sì, focussato da sì, uno sì, Zao e sì. un Venazio. Allora, i Topa hanno perso una sola nave in tutto questo, hanno il doppio degli HP degli Zenith e hanno praticamente rispinto gli Zenith allo Io spawn, se non facciamo riesco a eccezione del capire il Demoin di motivo. Squadrone no 5, che è ancorato all'isola e cerca di sopravvivere il più possibile sotto fuoco del Demoin di Raz. Ha preso una prima cittadella. È un po' angolato, sinceramente. Non so. No, Fammi vedere. no. No, No, no. No, così cittadelle non ne prende più. Si sta Sì. angolando, Però ora Nid ha la più assoluta no. Nid libertà. Un prende un. No, non era Nid, radar scusa. in bocca. Ha appena preso un radar in bocca. Nid sta sparando AP ad uno Stalingrad. Beh, con gli HE non lo penetrerà mai No, in nel nessun modo, senso. però Il senso di questa cosa vorrei capire. sta rushando uno Stalingrad. Non lo so. Con una salva di siluri sola, perché una l'ha appena lanciata. Quindi questa è l'ultima Eccolo qua. salva di siluri che ha. Muore Nid. Nid muore. Se ora questo Stalingrad accelera, doggerà ogni Non ho siluro. capito questa mossa di Nid, sinceramente. Vuole eliminare lo Stalingrad. Ah, però questo Lo Stalingrad ha farà. fatto un errore gravissimo. Sì. Gravissimo. Prende un siluro. No, uno ne Prende un prende siluro. uno. Poteva tentare di Uno. entrare. C'aveva un bel gap in Però non range, hai grazie. repair. Non hai repair. Sì, ma ha curvato troppo E sulla va giù. sinistra. Ecco. Powell lo tira giù. E ora è finita la partita. Direi che è finita Diciamo che proprio. C'è forse poteva poco da essere dire. evitata Sì, sorta di cosa, però. Onida ha detto ok, stiamo vincendo veramente a occhi chiusi. Però, boh. Satticus morirà qui? Ne Satticus prenderà. prende un siluro. Più No, di no. uno. Uno, no, Demoin. No, nessuno. nessuno. Ok, il Non ne ha modulo preso leggendario nessuno. l'ha È salvato. il Giriga. Va giù il E perdiamo il Somers. Summer. Resta solo Riccardo Pelz. Resta Riccardo Pelz che in mare aperto sta tempestando la Kremlin di Bloodshore, Ora arrivano gli AP, che però. è ancora viva, malgrado si sia presa 4 siluri del Somers, ricordiamocelo. Quindi Vogliamo sono ricordare anche che riusciti. le navi russe sono.
libri di lore? Oppure forse è inutile ricordarlo. Volevo soltanto far notare che ha la stessa vita di poco fa quando ha preso quattro siluri. Sì, ha avuto modo di recare. Sì. Però diciamo che possiamo dire che questo è un chiaro 2-0. Seppur abbastanza. Non su Terra del Fuoco. Seppur non su Terra del Fuoco, esattamente. Oh, ecco questi appefidi. No, si salva. Devono essere solo overpan. Sì. Benvenuti nel mondo dello Smolensk. Che sta tankando il fuoco di tre navi, ma non può farlo più di tanto. E finisce così, con i Tova che si portano a casa tre punti che non gli fanno cambiare la posizione in classifica, perché ormai purtroppo quella è e non si muove, ma che comunque li confermano al penultimo posto, ovvero in quinta posizione. Bella partita, soprattutto mi è piaciuto, devo essere sincero, il DD degli Zenith in realtà. Ha piazzato degli ottimi siluri sia nella prima che nella seconda partita. Ha provato di tutto. Secondo me è stato decisivo. A parte l'unica sbavatura in questa partita dei Topa è stata all'inizio con Richard Worley che ha preso qualche cittadella entrando su A o su B, scusa. Però per il resto secondo me in maniera abbastanza solida hanno fatto un buon focus fire. Non ho capito perché la Kremlin avesse fatto quell'inversione di marcia di quel genere, ma evidentemente ci sarà stato un buon motivo. Forse fatto sta sì. Che Richard Weber con le sue cittadelle ha ribilanciato la partita. Sì. Possiamo dire. Decisamente. Ok. Beh. Non vedo altre cose da dire, se non appunto fare i complimenti in realtà a tutte e due le squadre che comunque hanno continuato, hanno concluso la loro terza edizione della Lega. Giocando ogni singola partita, presentandosi ogni giorno, quindi, e comunque mettendoci dell'impegno, perché anche gli Zenith, se hanno seppur perso 2-0, comunque non l'hanno tirata in caciara, anzi ci hanno provato, non si può dire di no. E ribadisco, mi sono piaciuti i siluri del Sommers. Noi sì, direi che se non hai altro da aggiungere. Sono due partite che si sono. La prima un po' meno, però la seconda è stata decisa piuttosto in fretta. Comunque due partite con molti colpi di scena. Sì, decisamente. Molto, non c'è mai stato il predominio di una squadra sull'altra dal punto di vista delle kill. Cioè, si sono sempre scambiati kill una dietro l'altra prima. Si sono affrontate all'altra. Sì. Non formazioni. Assolutamente. Soprattutto la prima. La seconda, poi, tra l'altro, non è stata neanche giocata su Terra del Fuoco. Quindi, no, vabbè. Noi ci abbiamo provato ad avvisarli. Allora. Sì. Noi ci diamo in realtà appuntamento a domani, dove seguiremo invece quella che avremmo dovuto seguire già da calendario. Questa stasera era un po' un plus, e quindi domani andremo a seguire MMI contro IRN e vedremo se IRN deve assolutamente vincere 3-0. Dobbiamo vedere se e deve sperare che la seconda squadra di RN, IRN Community, strappi un punticino ai Vis. Non la seguiremo in diretta. Se i Vis riusciranno a vincere 2-0, credo che. Sì, non so come. Non ci sia niente da fare, giusto? Sì, esattamente. Se i Vis vincono 2-0 e quindi si guadagnano 3 punti, sono confermati campioni di questo anno per la Lega. Sarebbe un bel record, perché sarebbe la prima volta che IRN dopo tanti anni. Non era stato con MMI l'ultima. Era stato con MMI contro MMI l'ultima volta, o sbaglio? Sì. Mi sa la prima o la seconda edizione? Sì.
Sì. Ma sono diverse stagioni che sia di Cup che di Lega che IRN è in testa, quindi in cima agli altri clan italiani. Quindi il fatto che ci siano i Vis a insidiare il podio a me fa piacere, più che altro per lo spettacolo che ci stanno offrendo, anche se da lontano, perché non li abbiamo ancora seguiti. I Vis li abbiamo seguiti soltanto una volta. L'anno prossimo, se ci sarà una quarta edizione della Lega, magari organizzerò il calendario in modo un po' diverso. L'ho detto le prime volte, ho cercato di coprire un po' tutte le squadre che hanno partecipato almeno una volta, quindi abbiamo seguito tantissimo la Lega 2, perché in Lega 2 c'erano 14 squadre. Tante squadre. 14 sì. Squadre, in Lega 1 6. Quindi va bene. Ci diamo appuntamento a domani sera. Grazie a Femix per la compagnia e l'ottimo commento tecnico. Grazie a voi e buonanotte. E notte.